Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. Ho il sorriso delle grandi occasioni perché questo è un video totalmente inaspettato. E nel senso che mi ha appena bussato il postino e ad agosto ordinai la Odin 2. La Odin 2 però la stavo aspettando. Mi è arrivato un pacco dalla Cina, malercio, malercio pesante. E quindi tra me e me pensavo, oh, mi è arrivata la Odin 2, però me l'hanno spedita da 2 settimane, sarà lei. E invece no, signori, con grossa sorpresa nel pacco lercio c'era questa, contenuto esclusivo, Trimuai Smart Pro. Ringrazio il cinese generoso di AliExpress che me l'ha inviata e che non gliela invierò mai più. Quindi l'ha persa, c'è anche una pratica custodia. Contenuto da quello che so, è esclusivo per l'Italia. Penso di essere il primo ad averci messo le manacce sopra, per cui mi butto subito a farne una videoprova, eccitato come un caimano. Oh, a proposito, a me me ne frega niente. Se per caso il Dottor Game sta vedendo questo video, se mai lo vedesse, e se volesse, non lo so, mandare a fanculo pure me, io sarei contento. Cioè, perché stavolta sono arrivato primo sia di One Swear Nerd, che saluto, sia del dottore, che oh, poi sono dottore anch'io nella vita, per cui perfetto. Ma ciancio alle bande e adesso vediamo, facciamo un unboxing e vediamo come va questa cosetta. A tra poco, come avete visto, sono eccitatissimo, sono un durello di pazzi. Vabbè, ma tutto questo dopo la sigla. Eccoci qui, giunti sul nostro tavolo operatorio delle prove. E la prima cosa che vediamo è questo generoso dono di custodia di qualità. Aspettate che la sniffo. Vabbè, tanto c'ho l'influenza, non sento un cazzo. E comunque non è proprio il massimo della qualità. Ho visto custodie migliori, ma a caval donato non si guarda mocca. Trimuai Smart Pro. Vediamo cosa c'è sulla scatola. Purpose built to spark your imagination. TG 5040. Ci dice che ha uno schermo da 4 pollici e 96, quindi è un 5 pollici sostanzialmente. LCD. Ha i due joystickini. Ha due stereo speakers. E guardate, questi sembrano dei LED, sembrano dei LED. Poi cos'altro c'è? Vediamo dietro. Quindi, ok, quindi Trimuai Smart Pro, o anche chiamata come sigla TG5040. E no, non ci dice nient'altro, ci dice soltanto che dentro al pacchetto ci sta la console con lo schermo da 4 pollici e 96. E poi anche ci sono un cavetto per l'alimentazione e il manuale di istruzioni. Quindi apriamo la confections. Benissimo, Trimuai, istruzioni. Ok, cavetto. Questo è il coso perché effettivamente ve l'ho rimessa dentro, ma e la nostra console di cui potete cominciare già a immaginare le proporzioni, guardate, hanno messo questa cosa stile Ambernic. Rieccomi di nuovo. Sono molto ricercato in questo momento anche dalla polizia. E qui finalmente la vediamo senza la cover della stile Ambernic. Ma ricordo, non è Ambernic, questa è Trimuai. A me ricorda tantissimo la PSP. Guardate, vedete, c'ha i due joypad messi stile quelli della PS Vita, anzi direi che sono quelli della PS Vita. Croce direzionale, abbastanza buona, forse un po' dura. I tasti sono un po' piccoli, ma di qualità, quattro tasti.
Qua c'è un tasto menu qua sotto a sinistra, poi abbiamo il select e lo start. Molto bella di qualità, eh? Sopra abbiamo il tasto per il power, LR, sia L1 che L2, che L2 ed R2, forse unica nota negativa è che ovviamente non è un grilletto analogico, ma è un tasto digitale, quindi per i giochi di corsa, insomma, tasto del volume, tasto host per attaccarsi, mentre questo sotto, vedete, abbiamo, che sarà mai questo? FN, non ne ho proprio idea, tasto per il jack audio, e poi ci sta sotto qua per caricarla. Infine, qua c'è una bella SD, che da quello che immagino sia piena di giocazzi. Guardiamola anche dietro. Trimwire Smart Pro. Sentite, adesso è il caso di accenderla, direi. Eccola qui, nella nostra... Guardate questi LED. Io non ho parole. Tra l'altro, il tasto menu cosa fa? Edit, refresh ROM. Perfetto. Quindi si possono ovviamente aggiungere anche... Guardate quanta roba è emulata. Questa è l'interfaccia. Poi abbiamo delle categorie, vedete, già create per voi. Arcade, Vertical Shooter, Famicom Multicartridge, Pokémon, che sta? I giochi recenti che ho provato io, adesso magari ce li andiamo a vedere. I giochi favoriti non ne ho ancora impostati. Ma se io dovessi premere il menu... No, vabbè, il menu questo fa. Andiamo a vedere, vedete? Questa è l'interfaccia principale, per cui a seconda di quelle che sono i sistemi ci sta questa illuminazione dei LED. Adesso vedremo magari... Vediamo Arcade che giochi ci sono, se è roba... Ah, sono giochi del MAME. Sono giochi del MAME. Batsugun. Questo potrebbe non essere male. Vediamo come va. E alziamo il volume. Ecco. E si cominciano i giochi. Mame. Questo gioco è uscito anche sul Saturn, credo, eh. Si controlla con l'analogico, sono morto, questo è un bullet hell, come vedete. Premiamo i due tasti, vedete, quindi lo start è il tasto menu e ci fa tornare. Exit game, usciamo. Benissimo. Atari Lynx, Atari 2006, Atari 7008... Vogliamo vedere un gioco del CPS3? Vediamolo, dai. Street Fighter 3 Third Strike. Non c'ha la copertina? Vedete, alcuni hanno anche la copertina. Guardate com'è bello questo menu. È un menu loro, credo che... Vabbè, ovviamente... Vediamo.
Provo a farvi vedere la qualità di questo schermo LCD IPS, ma assolutamente di qualità, eh? Guardate, anche cambiando l'inclinazione si vede un po'. Questo è il massimo del volume. Allora, questo, sto cercando di fare un Oryuken, eccolo! Non è semplicissimo, eh? Ecco. Si controlla con la croce direzionale. CPS3, che era il più pesante degli emulatori della Capcom, superato. Vediamo CPS1 se c'è Final Fight, che ci è sempre piaciuto tanto. Non mi dite che non ci hanno messo Final Fight. Dovremo, vabbè, si possono aggiungere i giochi, eh? Per la miseria. E proviamo questo, dai. Poi prometto che passo a qualcosa di più interessante, di più. Ma guardate questi cazzo di LED quanto sono belli. Mamma mia, se il cinese pensa che gliela restituisco, ha sbagliato. Non gliela darò mai più. Vedete questi LED che poi si colorano. Ah, qua invece viene controllato anche dalla levetta. Molto bene. Emulazione perfetta, come vedete. Ma che cosa avrei dato da Bill Bull? Sono tutti uguali, questi personaggi pelati e cicciottelli dei giochi di Capcom. Benissimo. Va bene, è fantastico, ma dobbiamo andare avanti, altrimenti il video viene di 70 anni. Scegliamo immediatamente qualcosa. No, ho sbagliato. Perdonatemi. C'ha la impostazione dei tasti alla Nintendo. Ok, quindi Dreamcast. E andiamo subito col gioco più pesante che c'è. Dead or Alive 2. Se funziona questo, funzionano tutti. Mi sembra, quindi, che abbiamo trovato una rivale della PowKid X55 e mi sembra anche che come fattura
Signori, io non ci credo. Mi sa che al di là delle differenze, Paukiddi ha trovato una degna rivale. Guardate, l'emulazione del Dreamcast è... Il sonoro è buono, è forte. Mi stanno pigliando ammazzate. E vabbè, questo è... Io non toccherò niente, voglio darvi una... Come dire, deve essere out of the box. Vediamo cos'altro c'è qua dentro. Ah, anche i giochi della... Dolphin Blue. Benissimo. Proviamo un altro per sicurezza, anche di quelli pesanti. Abbassiamo un po' il volume, se no la canzone di questo gioco ci distrugge la monetizzazione. Adesso mi metto a fischiettare, a canticchiare in modo che non si sentano la colonna sonora punk degli Offspring di Crazy Taxi 2. Ma che cos'è? Dai, facci giocare. Facci giocare. Facci giocare. Sì. Scusate, lo sto facendo per evitare la demonetizzazione. E c'è anche Ilette già. Io non ci credo. Emulazione del Dreamcast. Finora, emulazione del Dreamcast. Interessante. Allora, come si... Ecco. Eccolo, adesso abbiamo capito. Bellissimo. E io che vi devo dire? Guardate voi, guardate. Che cos'è? Che cos'è? È perfetto, è perfetto. Olè! E adesso usciamo da questo gioco che non voglio farmi demonetizzare il video. Quindi, esame Dreamcast superato. Ah, ecco. Alla grande, Final Burnout. Che c'è dentro? Fighters. I giochi del Neo Geo. Là là. Vediamo. Vediamo il vecchio Neo Geo, il vecchio leone. Lo so che state aspettando qualcos'altro. State aspettando la PS1 e soprattutto la PSP, perché ci sono anche quelle. Del resto una console che sembra una PSP, un mix tra una PSP e una PS Vita. Guardate con questi LED quanto cazzo è bella. Lound. Sono io che sto sbagliando a premere. Ecco. Sono
Sono io che sono abbastanza una sega a questo gioco, diciamolo, ma in effetti... Va bene, fantastico. Quindi i giochi del Neo Geo vanno una bellezza sotto Final Burn Neo. Il Famicom, il Game Gear, il Game & Watch, il Game Boy Advance, vogliamo vederlo? Ma sì, dai, un qualcosa di velocino. Oh, 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 oh. Per evitare casini non ci hanno messo i giochi Nintendo. E vediamo questo, dai. Ah, la Nintendo che poi dice che da... Ah, guardate che bellini questi bezels con la scritta Trimwai, eh? Dice che dal 15 novembre Nintendo si sarebbe incazzata. Io che vi devo dire? A me... L'ha inviata uno store cinese su AliExpress. Non c'era neanche il mittente sopra, infatti ho pensato... Pensato fosse la Odin. Ma sinceramente... Bene. Mame Plus, 400 giochi dentro, ma che ci sarà mai? Sono altri giochi. Afterburner 2, vediamo qualcosa della Sega. Così che... Come si spara? Come sono i controlli? Non l'ho capito. Ah, ecco, adesso ho capito. Sentite che questo è un grande capolavoro. Sto sparando... Ho finito. Vabbè, sono morto. Però... Ci sono migliaia di giochi in questa cosettina. Mega Drive non ci interessa. Veniamo a quello che ci interessa, dai. Nintendo 64 e soprattutto a quello che è davvero difficile da emulare. Per cui F-Zero X. Facciamo incazzare Nintendo X. Posso dire che sono senza parole? Sono senza parole. Va bene, usciamo, diciamo anche che per come è la situazione del Nintendo 64
Madonna, quanti giochi. Dai, vediamo anche questo. Facciamo incazzare Nintendo. È incredibile. L'emulazione è anche preservare i titoli del passato. Il mio Super Nintendo e il mio Nintendo 64 sono fritti come lo sono le mie. No, le cartuccine ce le ho ancora in effetti, ma diciamo che quali sarebbero i modi di preservare questi capolavori del passato senza un attrezzo del genere? La lotta fatta. Allora, cara Nintendo, se non vuoi che la gente utilizzi queste consoline, magari, come hai fatto il Super NES, come si chiama lui, fai anche una versione del Nintendo 64 e magari fammela anche portatile. Poi vediamo a che prezzo me la vendi e se è concorrenziale. Tenete presente che questo attrezzino costa meno di 100 euro. E con questo abbiamo chiuso con Nintendo 64 e le parole di... Ah, Nintendo DS, interessante. Mario Kart DS, sì, dai, facciamo sempre più incazzare Nintendo. Immagino che si possa anche andare a... Ah, il Drastic, perfetto, è l'emulatore. Come faccio? Ho qualche problema con i controlli, come vedete, di questo simpatico emulatore. Comunque emula perfettamente, devo capire come si va avanti, ma se vedete riesce a gestire senza problemi anche il DS. Qua abbiamo ancora il Neo Geo, ma l'abbiamo già visto. Arriviamo alle cose più interessanti, la PlayStation 1 e la PSP. Questo schermo io non so se riesco a rendervi bene la qualità, un po' si vede che riflette per via della luce, ma è uno schermo da 5 pollici che rende veramente fruibile bene, con una buona resa dei colori. Altro che storie rispetto e andiamo a vedere come funziona il nostro Crash Bandicoot 3 World. Dai, dai, poi ci manca la PSP.
bassettato in un po' di cosette, nel senso che al momento il core dell'emulatore del PlayStation 1 sembra non prendere sembra prendere solo la croce direzionale e sembra non funzionare come vedete. Questo è uno dei giochi più belli per la PlayStation 1 ed è emulato ok senza alcuna difficoltà da questa piccola consolina. Vediamo alla PSP, l'ultimo banco di prova fondamentale. Ci sono un sacco di... Va bene, andiamo direttamente su quello che davvero lo può mettere in difficoltà. E cioè God of War Chain of Olympus. Immagino si possa anche scegliere di cambiare l'illuminazione di questi LED. Fantastici. La console stiamo almeno da mezz'ora, un po' scaldicchia, ma la batteria regge. Ma lo voglio semplice. Voglio solo vedere come va. Non voglio morire. Madonna, che palle. Vabbè, ci dobbiamo beccare l'introduzione per forza. Che strano. Sembra davvero una PSP, ma ha due analogici, quindi infatti sembra PS Vita. Per giocare con la PSP sfrutta tutti e 5 i pollici dello schermo, guardate che bello. Ecco il momento della verità. Ce la farà? E ce l'ha fatta. Grazie alla potenza di PPSPP. Anche Ghost of Sparta. No, scusatemi, questo è Chain of Olympus. Viene emulato alla perfezione. I vecchi God of War. I vecchi God of War. L'unica differenza rispetto, come anche nel Drastic, è che dovremo uscire già che ci sono proviamo anche questo, è la versione giapponese, ma fa niente. Abbiamo riconosciuto l'emulatore PPSPP, potentissimo.
fammi giocare. Ok. Vediamo se è veloce. Abbassiamo il volume. Sentite, io direi che è perfetto anche da qui. Anche la PSP è emulata perfettamente. Penso che questa diventa la mia compagna di viaggio quando non voglio portare la ROG all'AI, questa qua, eh? Per la miseria. C'è anche gli stessi bellissimi effettini. Torniamo. Allora. Considerazioni finali. Allora, ho sentito dire più volte che la console definitiva era la Ambernic RG 405 nelle sue varianti M o V. Però c'è un problema, il costo, che va dai 150 ai 200 euro, nonché, certo, senza dubbio è più potente di questa, senza dubbio è, come dire, ha la possibilità di utilizzare Android, quindi è più potente e più versatile. Però non esistono prodotti perfetti e tutto quanto dipende anche da quanto volete spendere. Questa console non arriva a costare 100 euro. 100 euro non ci arriva, costa di meno e vi permette di emulare in maniera perfetta tutto quello che c'è fino al Dreamcast PSP, perfettamente, compreso anche il Nintendo DS e ovviamente tutti i sistemi più semplici. Adesso il punto, d'altronde è anche molto carina, io non mi nascondo che la presenza di questi LED, cioè, fa impazzire. Conviene pagare 70, 80, 80 euro, va? Per avere questa, o conviene pagare il doppio per avere un'emulazione scarsa di GameCube e PS2? Io la mia domanda me la pongo, la risposta me la sono già data. Secondo me questa consolina è il nuovo Best Buy che distrugge la PowKid X55. Sono contento di avervi portato un contenuto in esclusiva per l'Italia, per cui vi ringrazio e vi saluto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi di corsa. Ciao a tutti da Giso e alla prossima!